Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Vivere Snella, la trasmissione a cura dei centri Vivere Snella Medical. Do il benvenuto alla nostra Lorena Marseglia, la direttrice. Buonasera. Buonasera e grazie. Saluto anche la dottoressa Patrizia Buzzetti. Buonasera. Buonasera, ben ritrovati. E il nostro ospite di questa sera che è Emanuele Salerno. Buonasera. Dunque, lo sappiamo, Vivere Snella rappresenta il miglior metodo di dimagrimento dal 1999, si avvale di varie metodologie, ben 16, il principale diciamo che è quella dello studio metabolico dei cibi. Lorena, è così, vero? Sì, penso che sia stato, diciamo, il nostro punto forte, perché a volte si può fare una liposuzione, ma se non metabolizziamo magari un certo tipo di cellulosa o l'abbinamento sbagliato, uno ha rischiato la vita, si ritrova magari con tutta la gamba tipo a bozze, ringrassa più di prima, magari laddove ha aspirato il grasso si deposita in punti diversi, ma comunque si ringrassa, o così come magari fare interventi bypass gastrici, cose un po' devastanti, quando poi bisogna capire fondamentalmente come il nostro corpo, come il nostro metabolismo può o non può reagire con determinati alimenti. Quindi chi viene da noi ha già provato di solito abbastanza di tutto, dalla bacchetta magica alla dieta iperproteica, alle anfetamine, a vari dietologi, e magari non è riuscito a risolvere la sua situazione. Arrivano anche quadri clinici molto delicati, persone depresse, persone che hanno avuto davvero tante rogne, tumori, ictus, quindi quadri davvero delicati, che se non ci fosse un'equipe medica che comunque supervisiona e tutela questi nostri cari iscritti, insomma, non sarebbe deontologico farli entrare, insomma, non si può giocare con la pelle della gente. Al di là dello studio metabolico dei cibi, che ci permette di seguire persone in tutta Italia se ci inviano gli esami del sangue anche via mail, poi il punto forte certo è essere seguiti chi può a 360 gradi, perché il nostro dottore qui con noi è dimagrito grazie al laser, alla crio e alla talasso. Lui invece ha fatto dei raggi infrarossi, insomma, a seconda della personalità e della storia si può utilizzare una metodica o un'altra. Questa sera quindi sentiamo la storia di Emanuele, che ha 51 anni, alto 1,74, pesava 98 kg ed ora ha raggiunto un peso attuale di 76 kg, quindi ne ha persi 22,55 centimetri. In quanto tempo, Emanuele? Tre mesi e mezzo. E niente, io mangiavo per la fame nervosa, come si dice, anche un po' il lavoro che faccio, sempre avanti e indietro, di corse, e negli anni ho preso, diciamo, tutti questi chili qui. Lui installa condizionatori. Condizionatori e caldaie. Poi io ho provato diverse diete, però dopo pativo la fame, perché col lavoro che fai, con lo stress, con questa fame nervosa, perdevo qualche chilo, ma poi recuperavo, ma con tutti gli interessi anche, cioè. Poi niente, una sera ero sul divano come adesso, guardavo la televisione, e giravo i canali della televisione e ho visto la trasmissione Vivere Snella. Mi sono soffermato, ho ascoltato e ho detto: ma sì, proviamo. Tanto. Mi sono segnato giù il numero di telefono, ho chiamato a un centro più vicino a casa mia. Ho chiamato, mi è andato l'appuntamento, mi sono recato al centro, mi hanno spiegato tutto, ho visto tutto, cioè, e ho preso subito fiducia. E niente, ho fatto il mio percorso, non ho patito la fame, cioè giusto quei 5 giorni, perché bisognava essere con gli zuccheri che noi accumuliamo, quelle cose lì, che poi io non è che sono troppo esperto, però. E niente, ho fatto il mio percorso e sono riuscito ad arrivare fino alla fine. Grazie a loro, perché poi c'è anche un personale che è molto, molto qualificato, sono bravi, cioè funziona. Che cos'è che mangiavo, che mangia anche ora?
Allora, io se mangio un po' il primo, un po' il secondo, l'insalata, cioè è normale, non il di più, il normale, mangio bene e dico la verità anche alla sera un bicchiere di vino, perché durante il giorno no, perché si lavora e perciò io riesco a mantenermi tranquillamente e niente. Prima come mangiavi quando eri arrivato quasi a 100 kg? Mangiavo al mattino, vabbè, facevo la solita colazione, poi a metà mattino brioche, a mezzogiorno magari mangiavo primo e secondo, cioè era... Ma era tipo... Era continuo. Ma era fame o era quasi tipo un'ossessione il cibo? È un'ossessione. La seconda. Con nervoso sembrava che... Sì. Invece no. Perché la fame nervosa è davvero come un'ossessione. Guardate che è un pensiero fisso, che sei magari davvero in ufficio e il tuo pensiero è ho fame, e diventa poi a livello, come posso dire, biologica la fame, nel senso hai i morsi di fame, ma perché oramai ti stai abituando come una droga continuamente ad aver bisogno di cibo. Poi in realtà ti senti frustrato perché ti rendi conto che c'è un rapporto malato col cibo, perché non si può, insomma, hai mangiato la brioche e magari il tuo primo pensiero, stai attaccando i condizionatori, cosa mangio dopo? È un rapporto malato e spesso chi non ha provato che cosa vuol dire non può capirlo. Ecco, molte volte magari quello che, se mi permetto di dirlo, ma non per critica, chi non ha provato che cos'è la fame nervosa spesso la giudica come una debolezza o una, come posso dire, una colpa. Se io pago un medico perché mi deve aiutare, è inutile che mi punti il dito. Io ti ho detto prima che ho questa patologia, o mi trovi la strada per venirne fuori o non mi puntare il dito, tu non dimagrisci perché mangi, lo sapevo già da sola, non vengo da te. Ecco, l'unica cosa che spesso non può essere sufficiente recarsi da un dottore una volta al mese. Diciamo, il punto forte dei Vivere Snella è che le nutrizioniste sono pagate da noi e sono pagate in base alle visite che fanno, quindi non bisogna pensare che se uno prende un appuntamento da me e non viene, poi noi non paghiamo il medico o la nutrizionista. Però diciamo che è il punto di forza, perché comunque noi prima facciamo dimagrire il cervello, li tranquillizziamo, non c'è mai il camice pronto a bacchettare, ma c'è un lavoro di coach, siamo degli allenatori che ti capiamo, hai questo problema, dai, risolviamolo. Intanto togliamo tutto ciò che è la frustrazione. È inutile che se ti sei buttato giù 4.000 calorie adesso ti metti qua con... La spada e cominci ad infliggerti dolore perché non fai altro che alimentarlo. Hai fatto questa cosa, non va bene, non ti preoccupare, siamo qua, ricominciamo da capo. Questo approccio più le metodiche alla fine ne tiriamo fuori. Infatti adesso mangia normale. Com'è il suo rapporto con il cibo ora? Non è più fobico? Non ho più fobico, poi come diceva, io mi sono insegnato a mangiare bene, nel senso che non ho più quella cosa lì, mi sono abituato bene, merito loro, a mangiare il giusto, diciamo. Anche e non ho più quella fame nervosa, diciamo. Lo stomaco si rimpicciolisce, ecco, io non voglio mandare un messaggio dall'altra parte che da noi si abbufferanno per tutta la vita, no, tutt'altro, guardate che il cibo fa male, mangiare tanto fa vivere meno. Il cibo deve essere un piacere, dopo far l'amore è il secondo piacere della vita e mi va bene che ogni tanto mi lascio andare, ma il nostro ruolo è cercare di rimpicciolire la bocca dello stomaco senza grandi sacrifici, senza frustrazioni, per portarvi a mangiare normalmente come fa lui oggi e mantiene il suo peso forma. E qualche strappo se lo concede ancora, sì, quando Emanuele? Il mio strappo quando vado giù in ferie in Calabria, si sa, no? Ci sono le cose buone, la pasta fatta in casa, il pane, la soppressata, tutte quelle cose lì, do il mio strappo, però poi io quando torno ormai so come rimettermi come a regime, rimettermi a dieta, a regime, tutto come mi hanno insegnato loro e basta. E ritorna in giro subito di un paio di settimane vado a pari. Ecco, la situazione è un po' diversa, se ci seguite da tempo già la conoscete, era quella della dottoressa Patrizia, che insomma, la dottoressa Patrizia ha 61 anni, alta 1,56, pesava inizialmente 80 kg. Ora è un figurino, diciamo anche lei, perché insomma 60 kg, 20 kg sono tanti, li ha persi in 4 mesi.
ci racconta la sua esperienza? Sì, la mia esperienza è stata molto molto piacevole, altrimenti non sarei qua. Ho cercato accuratamente dove andare. Per molti mesi? Sì, anche perché essendo un medico su tutte queste cose... c'è molto scetticismo. Sì, c'è molto scetticismo, secondo me più che giustificato. Invece in questo posto ho trovato professionalità, competenza anche medica, che per me è importante, e sei veramente seguito a 360 gradi. Come diceva lei, non ti senti giudicato, sei sempre incoraggiato. Non bisogna pensare alle bacchette magiche, non bisogna pensare, però è un qualcosa che funziona. E anche a proposito della fame nervosa, volevo aggiungere che, tranne in casi particolari in cui ci sono disturbi seri del comportamento, insomma diventa veramente una forma patologica, però per quella che viene così normalmente definita la fame nervosa, è un gatto che si morde la coda, perché bisogna vedere se la fame nervosa nasce dal nervosismo e ti sfoghi sul mangiare, o se tu, il tuo metabolismo non funziona al meglio e lancia messaggi perché non riceve ciò di cui ha bisogno, ma riceve un sacco di roba che si traduce in grasso, insomma. E poi vedendoti grassa, questa forma nervosa si amplifica. Perché beh, certo. Uno dei primi motivi perché nasce la fame nervosa è perché spesso e volentieri mi sono trovata grossa e non riesco più poi a contenermi. Si perde l'autostima. No, caspita, a volte può essere la menopausa, altre volte possono essere dispiaceri. Ricordiamoci che la donna è diversa dall'uomo, quindi somatizza, e che è vero, va detto, nella menopausa la donna deve imparare a non essere più solo mamma, moglie, lavoratrice, ma deve imparare che è ancora donna e che potrà essere ancora bella e amarsi se si dedica del tempo e anche qualche sacrificio. Piuttosto 100 euro non li investiamo nell'abito, nella borsa, ce lo paghiamo un po' alla volta, ma se vogliamo tornare belle abbiamo fatto una vita magari di sacrifici, è giusto non lasciarsi andare. Sono stati due casi bellissimi, anche se quello di Patrizia è 100 volte un po' più importante, perché Patrizia non riusciva ad avere un'autonomia di 200 metri, Patrizia ha avuto una sincope, ha rotto il timpano, quindi non riusciva ad avere equilibrio. Per me è un onore che questa estate Patrizia faceva quasi 10 km a piedi, cioè una vita che oggi è una vita. Ma davvero, sì, quindi è assolutamente vero. Il fatto che viene qua non è di certo pagata, lo fa forse perché vuole dare coraggio ad altre persone che magari dall'altra parte sono spaventate perché stanno male, hanno paura che questi centri possano fare ancora più male. No, vorrei evitare che passino tutto il tempo che ho passato io a cercare un posto dove andare e poi non andarci per paura. Ecco. Ricordiamo, la dottoressa Patrizia è il nostro testimonial d'eccezione, perché appunto è medico chirurgo specializzato in biochimica, come abbiamo sottolineato prima, c'è sempre una sorta di scetticismo da parte dei professionisti, dei medici, quando conoscono nuove metodologie, ma è chiaro, è normale. Siamo giunti addirittura d'arrivo. Lorena, siamo grassi nel cervello? Sì, è il nostro libro che potrete trovare davvero con un prezzo eccezionale sul nostro sito, si può scaricare in PDF oppure su Amazon. Abbiamo voluto apposta per il momento divulgarlo solo in internet per mantenere il prezzo molto basso e per soprattutto tutte le persone che da lontane spesso cercano prima di tutto di informarsi su che cos'è lo studio metabolico dei cibi. Lì c'è proprio la spiegazione di come l'intestino a volte può essere il nostro dramma. Poi c'è la storia di Luca, il famoso ragazzo che oramai su Facebook ha avuto più di 1 milione di visualizzazioni, che è stato intervistato a Mattina 5. I giornalisti sono andati a casa sua, hanno ripreso tutta la sua cartella clinica, perché Luca era un invalido, prendeva a 16 anni la pensione di invalidità, quindi pensate che futuro avrebbe avuto questo ragazzo.
mi aspetto ancora io la sua pensione come premio ad honorem, però non ce la mandano. A parte gli scherzi, Luca con noi in un anno ha perso 45 kg grazie agli infrarossi e allo studio metabolico dei cibi. Oggi 3 anni che mantiene il peso, sta studiando come cuoco e quindi voleva essere, insomma, un modo per incoraggiare chi magari è obeso dall'altra parte della TV e non ci crede, continua a non crederci. Io voglio dire, nella vita quando uno ha un problema deve affrontare. Smettiamola che lo scetticismo ci chiuda in una scatola e ci faccia morire depressi e malati. Ci sono aziende serie, qui c'è un medico in fianco a me, se dicesse solo una parola falsa quest'ora potrebbe rischiare di essere radiata dall'albo, quindi se non credete a me andate su YouTube al canale Vivere Snella, ci sono centinaia direi di testimonianze da oltre 10 anni che facciamo diverse trasmissioni, provateci perché la vita è una e bisogna vivere in salute. Benissimo, siamo giunti al termine di questa puntata, Emanuele quando è che tornerà in Calabria? In agosto. Mi raccomando, attenzione. Dunque ringraziamo la nostra direttrice Lorena Marseglia, la nostra dottoressa Patrizia Buzzetti ed Emanuele. Grazie, arrivederci, alla prossima.